Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo le lavorazioni sul Big Depth, o meglio, l'adeguamento dei carter per il Big Depth e stop. Questo è il lavoro di oggi, vi faccio vedere il video. Con questi pezzi mi costruirò un piatto per prendere i carter sul tornio. Lo strumento nella contropunta serve per acchiappare il carter grande, ma in questo momento è stato usato per centrare il carterino sul piatto. Questo bulino va preciso nei fori carter laterali per poter segnare sul piatto per centrare. Questo è l'albero centratore. Thank you.
Dopo qualche oretta il risultato è questo, poi vi faccio vedere dentro, però qua c'è questo sbaffo che ho trovato su tutti i carter malossi, questo difetto di fusione, vedete qua la giunzione, c'è quella mancanza di materiale praticamente. Stucchiamo perché dai, è peccato, mi dà proprio alle palle vedere qua sto coso qua, sapere che c'è. Quindi ho preparato, ho fatto i buchini, lavaggio diluente nitro e adesso metterò un po' di stucco. Qua abbiamo stuccato, adesso le pareti sono a filo, i travasi sono stati fatti, ecco qua. Questi sono i carter. Fase finale, ho mascherato le zone che devono essere protette, che non devono essere scalfite, perché devo sabbiare qua. Devo sabbiare tutta la parte interna e poi abbiamo finito questo motore, o meglio, abbiamo finito la lavorazione su questi carter. Ed ecco qua, questo è il risultato, ragazzi. Naturalmente abbiate la compiacenza di mettere il cuscinetto qua, qualcosa per mascherare, tipo così, cuscinetto con la carta colla. Questo è un cuscinetto prova, quelli che uso, vedete? Tiriamolo fuori, così non rovinate la sede, altrimenti andate a sabbiare anche la sede e non va bene. Quindi questo è il risultato, ragazzi. Togliamo la carta colla perché si possono anche sabbiare i piani, non succede niente, anzi forse è meglio, perché se dovete mettere il sigillante si va a aggrappare nelle porosità della sabbiatura. Però questi sono rettificati, sono lisci e comunque ho intenzione di mettere la guarnizione qua, che
che non è prevista, però vediamo, dai, la metterò sicuramente qualcosa. Questa è la sabbiatura, ragazzi. E questo è l'acchiappa Carter. E volevo ringraziare sempre l'amico Mancio, Mancio Extreme, lo trovate su YouTube, andate a seguire il canale, il quale mi ha dato parecchi consigli, innanzitutto, e poi mi ha convinto a comprare il tornio un po' di tempo fa, e senza il quale molte delle lavorazioni non si possono fare, quindi si è limitati. E questa è la fine delle lavorazioni del Carter. Ho finito di fare questi MP1, questa è la mia interpretazione, poi ci possono essere altre modifiche da fare, più esasperate, meno esasperate. Io ho reputato opportuno di fare questo, non significa che così bisogna fare, ognuno li fa come vuole. E poi il cilindro, ricordiamo che è standard, quindi non ho voluto fare niente, però nel complesso è uscito un ottimo lavoro, come, almeno come rifinitura è uscito bello proprio, mi piace. Ho provato questa sabbiatrice giocattolo qui pagata 15 euro dal Lidl. Devo dire che per questi lavoretti è ottima. Poi la proverò anche su lavori più pesanti, vedremo come si comporta. Questo qua è il mio Malossi MP1 con Big Depths. Poi vi farò vedere l'altro MP1 sul 50, però quello è un progetto che va lentamente perché lo faccio proprio nei tempi morti, ma però comunque sto procedendo anche lì, vi farò vedere quell'altra interpretazione, va bene? Ringrazio di nuovo Mancio Extreme, andatelo a seguire. Ogni tanto ci sentiamo, mi sprona a tirare su sti motori qua per farli andare di più, va bene? Andatelo a seguire su YouTube. Vi lascio il link del canale mio e del canale suo, così vi iscrivete e mettete like. Se non vi piace mettete dislike, va bene? E aceto. Ciao a tutti, ciao ragazzi.